questo nuovo laboratorio virtuale del Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio. Io mi chiamo Marianna e sono un'operatrice didattica del museo e con me c'è Costanza che mi aiuterà. Il laboratorio di oggi si intitola Dal latte al formaggio e ci parla della trasformazione del latte, un alimento importantissimo della cucina contadina, in un buonissimo formaggio e una deliziosa ricotta. Gli ingredienti per fare il formaggio sono tre: 2 litri di latte fresco e intero, un cucchiaino di sale fino e mezzo cucchiaino di caglio che la mamma può acquistare in farmacia. Allora, ma chi fa il latte? La mucca. I contadini allevavano le mucche, per questo utilizzavano un latte vaccino, ma noi possiamo fare il formaggio anche con il latte di capra, di pecora, d'asina o di bufala. Il sale è uno dei pochi alimenti che i contadini dovevano acquistare in bottega. Lo acquistavano perché proveniva dal mare e quindi non potevano produrlo da sé. Il caglio, invece, è un enzima che si trova nello stomaco del vitellino e serve a digerire il latte della mamma. Sappiamo tutto, siamo pronti, tiriamo sulle maniche, andiamo a lavarci le mani. Cominciamo il nostro laboratorio. La prima cosa che devo fare per fare il formaggio è prendere una bella pentola, meglio se di acciaio inox, e posizionarla sul fornello. Mi raccomando, bimbi, fate gestire il fornello sempre solo alla mamma e papà. Prendo il latte, 2 litri, come avevamo detto, di latte fresco e intero, e li verso nella pentola. Dopodiché accendo il fuoco nel fornello e faccio riscaldare il latte. Mi raccomando, è importante, il latte non deve bollire, ma soltanto riscaldare. Quando il latte è caldino, posso aggiungere gli ingredienti che mi servono a trasformare il latte stesso. Le caratteristiche del latte sono che è un alimento dolce e liquido, devo trasformarlo in formaggio, che è un alimento salato e solido. Come faccio? Con due ingredienti. Quale ingrediente mi può aiutare a trasformare il latte da dolce a salato? Il sale. L'altro ingrediente che invece mi serve per trasformare il latte da liquido a solido è il caglio. Ed ecco che prendo il sale. Sale fino, un cucchiaino, non esageriamo. Il nostro mezzo cucchiaino di caglio. Che distribuisco bene bene. Do una bella mescolata con un cucchiaio di legno. Così. Poi spengo e lascio riposare per 20 minuti. Delicatamente la cagliata in maniera uniforme. Perché? A cubetti, ci servono dei pezzettini proprio piccolini, tagliati bene, di tagliata. Ecco, adesso mi aiuto così. Guarda che belle striscioline, sono brava, sono precisa. Guarda un po', sempre meglio, trullala. Poi ecco qua che faccio i miei cubetti. In realtà è facilissimo perché la cagliata è proprio molto facile da tagliare. Ecco qua. Una volta tagliata bene tutta la cagliata, prendo un attrezzo da cucina che mi serve per prenderla su. Eccola qua. La schiumarola, che in dialetto si chiama ramina. Come si chiama? Ramina.
guarda che con delicatezza, prendo su la cagliata e la metto in questo cestino per formaggio che si chiama fuscella. È un cestino forato che mi permette di far sgocciolare il siero in eccesso dai buchi giù. Ed ecco che abbiamo preparato il nostro primo formaggio. Questo primo formaggio si chiama caciotta o primo sale. Lo lasciamo tutta la notte in frigo, così si rassoda e lo possiamo mangiare domani. Lo teniamo in frigo e lo possiamo mangiare massimo entro 2 giorni, okay, perché non ha né conservanti né coloranti. È passata una notte, abbiamo lasciato il nostro formaggio in frigorifero, è arrivato il momento di girarlo. Ecco qua, com'è venuto? Benissimo. Eccone uno, magari ecco, facciamo così, prendiamo una formina e la impiattiamo qui. Ecco, le possiamo mangiare spezzettate in insalata, possiamo mangiarle con la rucola, con le olive, con l'erba cipollina o come più ci piace. Io oggi la decoro così, con qualche fogliolina di alloro. Certo. Ecco. Guarda. E voilà, il formaggio è pronto. Ciao!